cosa? Allora Lucchetta, vestito da DF non potevamo non sentirti. Villa purtroppo in finale perde sempre, però questa sera diciamo che hanno giocato male un po' tutte e due. Ma diciamo che era partita benissimo, dopodiché poi ha trovato comunque una Yamamai che comunque si è stretta attorno alle difficoltà della sua palleggiatrice, perché ovviamente non dimentichiamo che è orfana comunque di Carly Lloyd, per cui Karakuta è stata messa in condizione poi di ritrovare un buon gioco grazie alla grandissima efficienza delle schiacciatrici, che poi dopo alla fin fine hanno dato la tranquillità ovviamente di poter iniziare a giocare al centro. Quando al centro inizia a giocare con delle percentuali, quindi alla buona ricezione, quindi vuol dire che la battuta è calata da parte di Villa, alla fin fine ovviamente diventa veramente difficile. Difficile anche giocare senza la continuità di una Barona che è ancora fuori condizione, che cercherà comunque in ogni caso di migliorare quel rapporto ovviamente con le due palleggiatrici. Sono contento di vedere anche Rondon giocare dopo tanto tempo, perché è sempre stata comunque chiamata a fare più che altro un cambiamuro, invece comunque in ogni caso ha dato il suo contributo. Quindi il tempo sicuramente gioverà per entrambe le squadre, ma chi troverà ancora secondo me delle strade interessanti di crescita proprio è Villa, quindi pazienza, aspettare, che il campionato è lungo. Caprara è una squadra veramente interessante, tante le opportunità di schierare diversi tipi di giocatori in tanti ruoli, per cui io sono fiducioso, perché comunque sarà un grandissimo campionato che vedrà Piacenza sicuramente protagonista, Chieri, Modena, Giaveno e poi tante altre squadre con un buon rientro, anche quello di Conegliano Veneto, perché essendo poi trevisano insomma mi fa piacere. Tra le due assenze forse quella che ha pesato di più è stata quella di Villa. Ma in che senso le assenze? Da una parte c'era assenze, una Lloyd da una parte e dall'altra la palleggiatrice. Forse la mancanza di una palleggiatrice effettiva è stata... Giochi sempre comunque con quello che hai, per cui la partita è stata meravigliosamente densa di significati e quindi i due tecnici hanno giocato comunque al meglio le proprie pedine. Non c'era necessità ovviamente di vedere in campo altro se non la voglia di entrambe le squadre di vincere. Villa Cortese è stata cortese perché ha lasciato comunque la Yamamai Busto Arsizio crescere partita dopo partita, scusami, set dopo set, punto dopo punto, e alla fin fine comunque ovviamente abdicato giocando una buonissima pallavolo. Caterina Bosetti ha un'esigenza talmente grande da poter aver dichiarato nei confronti ovviamente dei microfoni di Rai Sport che non voleva assolutamente prendere il premio, perché non era contenta di quegli ultimi due palloni, quelli importanti. Quindi questo ti fa capire che grande voglia che c'è di mettersi in campo a costruire giorno dopo giorno, per cui ci sarà tempo. Grazie.